Cari amici, benvenuti in questo secondo video dedicato agli oli essenziali. Oggi ci occuperemo principalmente di due cose. La prima sono le etichette. Le etichette sono fondamentali quando andiamo a comprare un olio essenziale, perché dall'etichetta possiamo farci un'idea di come lavora la ditta che produce l'olio essenziale. Il secondo argomento che andremo a toccare, e che poi verrà sviluppato nel prossimo video, riguarderà l'uso degli oli essenziali nell'aromaterapia. Questa volta vedremo anche alcuni rimedi pratici che fin da subito possiamo andare a utilizzare per qualche piccolo disturbo oppure per migliorarci semplicemente la vita. State con noi! L'aroma diffusione è quella pratica che prevede la vaporizzazione dell'olio essenziale tramite un apparecchio, appunto l'aroma diffusore, che può essere quello elettrico, può essere quello a candela che troviamo nei mercatini, anche se fra i due comunque c'è una bella differenza perché evaporano l'olio essenziale in modo molto diverso. Quante volte abbiamo bruciato i ben noti bastoncini di incenso in casa nostra solo per trovare uno spazio di meditazione o magari un po' di relax? Senza dubbio ci sono dei motivi pratici all'inizio, che ci spingono a diffondere nell'ambiente un olio essenziale. Sappiamo bene che gli odori che ci circondano influenzano moltissimo il nostro stato d'animo, anche perché il nervo olfattivo è in contatto diretto con il sistema limbico e l'amigdala, una piccola struttura che c'è nel cervello, nella zona dell'ippocampo, che controlla le nostre emozioni. Andare ad agire sulle nostre emozioni, significa regolare anche il livello di stress, attivando oppure disattivando cascate ormonali o scariche di neurotrasmettitori. Esiste anche un altro fattore, per così dire psicologico, che ci spinge a bruciare o a diffondere nell'ambiente delle essenze. Gli odori e anche i sapori, se ci pensate bene, hanno la capacità di darci determinate sensazioni corporee, sia di benessere che di malessere. E questo non tanto per l'odore in sé, quanto piuttosto per le immagini che ci suscitano, sulle quali ognuno di noi ha un proprio vissuto emotivo che si collega a quel preciso odore. E sarà bastato solamente questo per portarvi tutta una serie di sensazioni, di suggestioni che sono molto personali. È vero che certi oli essenziali stimolano di più l'attenzione e altri il rilassamento, però questo sempre in grado diverso su persone diverse. Capite bene quindi che da questo punto di vista è molto difficile poter inquadrare l'aroma diffusione in maniera prettamente scientifica, perché ci si troverà sempre a scontrarsi con i gusti e il vissuto personale. L'aroma diffusione è forse la pratica più usata nell'aromaterapia, perché fondamentalmente è quella più sicura. È anche la pratica più bella, perché è quella che più facilmente attira le persone nel mondo degli oli essenziali e può appassionare fino al punto di usare gli oli essenziali anche per scopi curativi, come per esempio piccoli raffreddori. Consiglio di provare su un fazzoletto di carta oli come la mirra o il cajeput, la menta arvense, il pino silvestre, la canfora del Borneo, oppure anche il timo volgare, il ginepro. Sono tutti oli essenziali che aprono molto bene il naso e non fanno rimpiangere minimamente gli antistaminici di sintesi. L'aroma diffusione è molto utile anche quando vogliamo sfruttare l'olio essenziale per migliorare i cattivi odori, oppure per allontanare gli insetti. Cercate di preferire sempre formulazioni costituite da pochi oli essenziali. Primo perché una boccetta da 5 o da 10 ml, già con 30 ml si può stare più tranquilli, è facile che contenga solamente tracce di alcuni oli essenziali dichiarati in etichetta. E secondo perché un mix di estratti di piante è poco controllabile e quindi più facilmente può andare incontro ad adulterazioni, ma anche può perdere, pur se conservato in maniera corretta, le proprie caratteristiche. Fate attenzione quindi anche all'etichetta. Spesso le ditte non riportano il nome botanico per esteso e questo è un fattore importante. Se per esempio trovate scritto solamente menta, lavanda, ginepro, chiedetevi se è menta officinale che c'è all'interno del flacone o la menta arvense. Nel caso della lavanda, seme lavanda officinalis, lavanda angustifolia o lavandula spica. Perché queste sono tutte specie che danno oli essenziali diversi e quindi con diverse caratteristiche chimiche e anche usi diversi di conseguenza.
Ricordate sempre che un olio essenziale di qualità non può costare poco. Io, per esempio, molti anni fa, comprai 5 ml di olio essenziale di rosa turca e pagai questi 5 ml 50 euro. Ma vi assicuro che dopo 10 anni, all'interno della boccetta, quel pochissimo di contenuto che era rimasto profumava ancora tantissimo. Cari amici, per oggi è tutto, io mi fermo qui. La prossima volta continueremo la nostra avventura parlando di oli essenziali all'interno della cosmesi. A presto!